separazione sia da parte del medico sia da parte del paziente. Ti volevo chiederti una cosa, le tue ispirazioni come sceneggiatore quali sono stati? Nel senso, la storia, sì. Tutti questi fatti sono messi in una storia, sì. Perciò okay. Nelle tue ispirazioni, che ti sei appunto ispirato? Allora, la partenza è stata, fortunatamente con gli episodi brevi erano già a sé stanti ed erano già storie a sé stanti, quindi okay. Non dovevi mischiarle con generi narrativi, nel senso che c'era già i casi, era come un articolo di giornale, renderlo a fumetti è abbastanza semplice, nel senso magari era giusto riuscire a dare una veste grafica più che di storie in sé, magari quali sono le parti in cui sono i ragionamenti del medico, eccetera, lì bisogna trovare un po' in modo un po' carino per mostrarli, se no una semplice balloon grosso condice quello che doveva fare. Mentre invece per il resto avevo visto un po' di cose, beh chiaramente e fortunatamente ci sono già, non tanto nel mondo del fumetto, ma nel mondo per esempio delle serie TV o dei film che hanno già toccato il tema medico in qualche modo. Per esempio Dottor House è stato insomma fondamentale, cioè, Dottor House funziona secondo me, ed è il gioco è quello, nel senso che ogni episodio c'hai un caso più o meno credibile, comunque più o meno fattibile. Hai tre quarti dell'episodio in cui parlano con un linguaggio tecnicissimo che non te ne frega niente, nel senso che da uno che non ne conosce lo prendi, ti piace perché lui è figo, cioè, funziona e vedi come umilia il paziente, come umilia le cose, e poi lo risolve. E questo cioè, però ti porta avanti per 10 stagioni, non so quante ne hanno fatte di tutto lì. Quindi nel senso c'è tanto quello lì era un buon modo per attaccare secondo me, nel senso prendere quel tipo di dinamiche proprio, quello è stato un buon una buona ispirazione, un buon modo per imparare proprio davvero di mischiare quella cosa che è un po' sacra, nel senso un po' la parte tecnica, un po' il profana, che è proprio le battute, il modo atteggiamento, quelle cose lì. E più altri, nel senso, poi cercavo, ho scoperto che c'era anche una serie che parlava proprio di risoluzione di casi, proprio casi proprio di cronaca, in verità più di omicidi, eccetera, partendo tutto sull'utilizzo dei numeri, insomma, Numbers, l'ho vista qualche puntata, ed era interessante, però anche lì utilizzavano la scienza per poi risolvere quelle cose lì. E quindi un po' di cose ho cercato, nel senso, perché comunque per forza, nel senso, per vedere, anche perché si pensa, e questo vale penso per qualsiasi storia, se fai anche un horror, se fai qualsiasi altra cosa, parti che comunque c'è un pubblico che ha dei canoni, ha dei paletti. Ha bisogno di alcuni. Qualcosa sì. Quali sono queste cose? Perché cioè, tu parli con un epidemiologo, un farmacista, un giornalista, cioè, quali sono i dopo voi, non lo so, però io l'ho per scontato, mi interessava capire quali sono i topos fondamentali di questo genere. Ecco, questo genere è la donna con cui lui va a letto, ma... Sì. Allora sì, poi dopo si è giocato molto con gli stereotipi proprio, esatto. Nel senso che se stereotipi narrativi, non tanto stereotipi della donna di stile, nel senso no, roba semplice, stereotipi sempre narrativo. Infatti il gioco era, infatti abbiamo messo dentro tante influenze di tanti generi, nel senso c'è la love story, c'è il medical drama, grande genere creato apposta da Dottor House, con le zombie, c'è la parte di detection vera e propria, c'è il che altro c'è qua dentro? Storie di formazione, volendo vedere, nel senso comunque i personaggi, e questo funziona per il 90% delle storie che funzionano, in cui il personaggio, soprattutto il protagonista, è quello che evolve in qualche modo, nel senso che parte in un certo da un punto A con tutti i suoi problemi, con tutte le sue cose, e arriva al punto B finale in cui tutta la storia l'ha portato a o migliorare o peggiorare. In genere funziona quello. Se non cambia un personaggio, se il protagonista non evolve, uno non è il protagonista, nel senso che automaticamente non lo è. Però se non succede niente, vuol dire che hai raccontato l'azione, hai raccontato mille altre cose. È una cosa un po' tipica per le serialità a volte, sì, però certo. Per quanto in verità ormai la serialità è un film lunghissimo diviso in puntate, quindi anche lì c'è comunque un'evoluzione più lenta. Però molto più lenta. Esatto. E quindi si è partito un po' da questo, nel senso da vedere, appunto, sapendo che c'era già una componente scientifica molto forte, e quello sicuramente un lettore che, per esempio voi, nel senso che vuole trovare all'interno quel tipo di messaggio, quel tipo di approfondimento, c'era già, fortunatamente. E quindi era un lettore cui non gliene frega niente della statistica, cos'è che gli può interessare? Gli può interessare sostanzialmente una storia in cui avviene una parte di detection, quindi con tutti i canoni della detection, quindi la formulazione di ipotesi, il trovare gli indizi, problemi sull'indagine, che è il classico comunque della cosa detection molto all'inglese in questo caso, nel senso non sono sparatorie, ma è proprio tutta una cosa di logica. Sì. Mentre invece
in più ci poteva essere appunto una storia d'amore, che quella funziona comunque sempre, nel senso che bene o male si è gestita un po', che non è proprio una baccata anche di grandi stereotipi, in quel caso più negativi, però nel senso diventa una... Poi la ex che ritorna, la addirittura... Sì, è proprio veramente, cioè, il classico, proprio, cioè la Dark Lady, nel senso, è proprio, anche quello, c'è proprio... A me ricordava...